campeggio Villa Opicina di Trieste. È una pista, come si può vedere, completamente irregolare e su un terreno neanche questo qui che normalmente si usa per le piste da gara, senza nessun tipo di senza nessuno schema, appunto. È costituita da un insieme di curve, angoli chiusi, angoli aperti, fondo differente, quindi con pietre addirittura, erba, foglie secche, e così completamente a camminare, insomma, senza nessun punto di riferimento preciso, attraversamento appunto di piccoli muretti in pietra e tutto quant'altro, così in maniera naturale si presenta come ostacolo, legni a terra, il cane non può seguire nessuno schema predeterminato, insomma, ecco, dovrà solo servirsi del suo fiuto e cercare veramente, insomma, ecco, solo così può andare avanti. Ecco, come si vede ad esempio in questo tratto qui, la traccia passa attraverso un sentiero, chiamiamolo così, insomma, ecco. Il terreno quindi è completamente incomprimibile. Gli angoli sono svariati da 20 gradi a 130, 140 gradi, oltre chiaramente anche il 90 gradi, curve, tanto a destra quanto a sinistra, e qualunque altro tipo di difficoltà possibile. Come ad esempio si vedrà, l'ultimo oggetto è posto in una cavità del terreno profonda circa 70 centimetri e di una larghezza non più di 50-60 centimetri. È da notare anche che personalmente non sono più in condizione di poter guidare minimamente il cane, se non è lui proprio ad andare avanti seguendo la traccia, proprio perché non si vede niente sul terreno. Quindi...
Thank you.
Dago, guarda, fallo mettere, attenti. No, tipo i canguri. Bravo Ciccio.